Un saluto a tutti i leader e compagni di Community da Vincenzo e benvenuti in questo nuovo video settimanale. Nel video di questa settimana continuiamo a lavorare sul nostro arco diverso. Uno degli elementi più importanti nella costruzione di progetti e diorami è la varietà. Dobbiamo spingere l'occhio dell'osservatore a curiosare e a notare dettagli sempre diversi e ben bilanciati. Per questo sarà importante inserire nelle nostre strutture forme di archi che, pur rispettando lo stesso stile, abbiano composizione diversa, poiché non tutti gli edifici hanno lo stesso architetto. Nell'episodio precedente abbiamo visto la fase di progettazione e disegno. In questo episodio, invece, procederemo all'incisione. Utilizzerò pochissimo il microsaldatore e molto di più il cutter di precisione. Quindi, se vi approcciate ad un lavoro come questo, fate attenzione a non farvi male. La sicurezza prima di tutto. Armiamoci di pazienza e cominciamo così nell'intaglio. Rispettando le linee guida del disegno sui profili laterali, andremo a rimuovere qualche millimetro di polistirene lavorando poco alla volta sul profilo interno e sul profilo esterno. L'idea sarà quella di creare dei monoblocchi di pietra che andranno a comporre tutto l'arco e quindi non di creare dei mattoni con il microsaldatore. Per questa operazione vi consiglio di utilizzare la lama del cutter nuova o particolarmente affilata, altrimenti i tagli saranno troppo irregolari e farete molto più fatica nella creazione dei blocchi. L'uso del microsaldatore sarà destinato solo a profilare appena le distanze tra i differenti blocchi di pietra creati. I processi di creazione di texture e rifinitura delle pietre seguono le stesse che abbiamo visto nei video precedenti e che potrete trovare nei precedenti tutorial sul Patreon. L'idea sarà quella di creare un portale che abbia le caratteristiche di un insieme di blocchi di pietra più rifiniti, dove sia visibile l'effetto roccia ricavato e dettagli di architettura più evidenti. Credo che il risultato sia abbastanza soddisfacente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed un commento. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Per sostenere la nostra community nel percorso che abbiamo intrapreso, il vostro sostegno è fondamentale e mi spinge a spostare l'asticella dei progetti sempre un po' più in là. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!